Formazione professionale, l'esperienza tedesca. Ospiti del Goethe-Institut, una delegazione di dirigenti scolastici si è recata recentemente in Germania per studiare come funziona la formazione professionale. Qui siamo nell'ospitale città di Bonn, dove ha sede una delle numerose camere per le professioni artigianali, veri e propri bracci operativi del sistema di formazione, anelli di congiunzione tra scuole e aziende. In una sede molto accogliente e moderna si svolgono corsi di formazione nel campo della sanità e dell'alimentazione. I giovani, già apprendisti in aziende artigianali, compiono qui brevi periodi di formazione integrativi, ma anche corsi della durata di 3 anni per superare l'esame di mastro, un diploma parauniversitario, come spiega l'interprete dottoressa Ugolinelli. Cioè ogni settimana c'è un ricambio di ragazzi che vengono da tutta la regione e loro cercano, per agevolarli negli spostamenti, di riunire dei bacini d'utenza di zone limitrofe. Vengono qui, stanno appunto una settimana, poi ritornano nelle loro aziende, dove comunque devono frequentare una scuola di formazione ma all'interno dell'azienda. Il signor Manfred Schritz illustra alla delegazione italiana le attività camerali. Altro caposaldo della formazione professionale è l'Agenzia per il Lavoro di Bonn, che opera in stretta collaborazione con le Camere Professionali o con la BIB, l'Agenzia Federale per la Formazione Professionale, cui si è accennato in altro servizio di EduWebTV. La delegazione italiana ha infine visitato una delle tante aziende che realizzano una propria formazione interna. Qui siamo alla SWB, azienda municipalizzata di Bonn, dotata di un proprio centro di formazione, come spiega la dottoressa Ugolinelli. Noi ci occupiamo dell'elettricità, dell'acqua, del gas e del teleriscaldamento. Ci occupiamo dei trasporti, per cui tutto ciò che vedete, dagli autobus ai tram alle ferrovie cittadine, sono gestite dalla nostra società. E ci occupiamo dei rifiuti, tutto ciò che è lo smaltimento, riciclaggio, incenerimento dei rifiuti. La maggior parte delle volte sono gli stessi ragazzi che, terminati gli studi scolastici, si candidano per un posto di formazione professionale presso la nostra azienda. Quest'anno si sono candidati all'incirca 300 ragazzi che vengono tutti invitati a un colloquio di presentazione e tutti devono sostenere un test attitudinale che viene svolto in collaborazione con i formatori e con i responsabili dei singoli reparti dell'azienda, proprio per cercare di individuare veramente le persone più adatte alle nostre esigenze, ovviamente tenendo in considerazione anche i voti ottenuti a scuola. Insomma, quello della formazione professionale tedesca sembra un sistema ben oleato ed efficiente, forse troppo. Analizzarne le caratteristiche pensando a una variante compatibile con il nostro paese è senza dubbio di grande e attualissima priorità.